Sì, va bene, non preoccuparti. No, no, non eri la mia seconda scelta. Dai, Brian, non preoccuparti. Dai, la prossima volta chiamo te, ok? Era Bendy, si è un po' offeso che non è venuto lui per primo in negozio, sai? Ah, parla anche italiano, Beh, Bendy. sì, benissimo. Madrelingua. Ragazzi, bentornati sul mondo virtuale ufficiale, sono Maga, lui è Dalm. Oggi video sfogo, video amore e cuoricini per tutti. Chiamiamolo come si deve, è un vlog. Dopo un sacco di mesi, di eoni, facciamo un altro vlog per raccontarvi a voi che purtroppo non siete potuti venire, chi di voi non è potuto venire, l'evento che ha caratterizzato il nostro sabato 30 novembre. Ma condividete il video, ma lasciate un bel like e lasciate un bel commento e commentate, sì, sono venuto e... Oppure no, non sono venuto e mi è dispiaciuto perché. Così sappiamo subito se siete venuti o non siete venuti, perché ci teniamo tanto a fare questo video, perché è stata una È figata. stata una figata. Allora, purtroppo, dico purtroppo tra virgolette, noi ci eravamo organizzati, Avevamo, ognuno di noi aveva un ruolo, non solo io e Maga, abbiamo chiamato amici, parenti, nonni, zii, Sì. eccetera, per aiutarci nell'evento. Il problema è che non ci aspettavamo questa gran ressa In e... realtà eravamo 6 persone, quindi non eravamo 50.000 nonni, No, parenti, zii. però ognuno avendo un ruolo, diciamo Sì. che... ci siamo trovati scombussolati, i ruoli scombussolati, abbiamo dovuto gestire un sacco di cose. Purtroppo non sono riuscito a fare dei video cioè poca roba, però in teoria vogliamo fare questo esperimento qua di fianco, da qualche parte compariranno le storie di Instagram, vedremo Sì, come va. anche Samantha che doveva fare i video, che purtroppo ha avuto talmente tanta gente da seguire e ha avuto il suo bel da fare. Insomma, nel momento boom, dove c'era una fila che andava fino alla strada a fianco e un'altra fila per, insomma, c'era la fila per il disegnatore e la fila per i clienti, e eravamo talmente pieni di roba da fare che non abbiamo fatto niente, nel senso non abbiamo fatto storie, non abbiamo fatto video, non abbiamo fatto foto e eravamo presissimi. La nostra giornata è iniziata a mezzogiorno e mezzo, quando Maga ha chiuso il negozio per dopo la fine della mattinata e siamo andati a recuperare il grandissimo Stefano Landini in albergo. Siamo andati a pranzo insieme e poi abbiamo fatto, fino alle 3:30, orario di apertura dell'evento, abbiamo fatto l'intervista che vedrete lunedì. E Sì. magari vi lascio un estrattino piccolino a fine di questo video qua, giusto per rimando. Anche perché abbiamo parlato veramente di tante cose, abbiamo capito come funziona anche il mondo dei disegnatori, il mondo della Marvel, della DC Comics, insomma di queste grandi case che noi tutti i giorni consigliamo praticamente. E niente, lui è stato un grande, nel senso non si è Grande. mai fermato, è stato gentilissimo. E lo ringraziamo pubblicamente ancora. Guarda, vieni in negozio quando vuoi, veramente ti aspettiamo, no, a braccia aperte. Proprio apriamo anche le porte, le tende, i balconi anche della casa sopra il mio negozio. Quindi veramente ci siamo divertiti tantissimo. Ringrazio anche moltissimo tutta la gente che è passata, sia da vicino sia da distante. Ragazzi, è venuta su gente da Palermo. Palermo, da Cioè, Reggio veramente. Emilia, alla fine è venuto Nino, il Sì, Tony. Tony, il nostro Tony che salutiamo, il nostro fan number one che ci ha sorpreso dicendo ragazzi arrivo anch'io, è stata una figata. Poi vorrei ringraziare tutti, mia moglie, mio fratello, Dennis, Chiara e John che erano fuori a gestire la fila, che erano là, tu vai di qua, tu vai di là. Ma la cosa folle è che noi eravamo qua dentro segregati, perché in orario di chiusura, quando dobbiamo registrare dei video, ci segreghiamo in modo da non far sbirciare la gente da fuori quello che stiamo facendo dentro. Finita l'intervista, che mancava ancora circa una mezz'oretta all'apertura, ti buttiamo fuori la testa e c'era una fila di 30 persone, che probabilmente vedrete in questa storia qua, che andava fino davanti al bar e lo superava, cioè robe mai viste. Ho detto, ma alle 3 Sembrava un siete qua? attacco zombie, tipo. Insieme. No, veramente bello. Grazie mille, ci siamo divertiti. Spero che i video che state vedendo, comunque che avete visto durante questo video, vi siano piaciuti. E speriamo di vedervi prossimamente. Perché creare un gruppo così bello con una passione in comune, i fumetti in questo caso, a noi è piaciuto tanto. Anche il fatto di avere il banner speciale dove tutti si facevano le foto con noi oppure con Stefano, bello, bello veramente. Come prima volta posso proprio dire di essere stato soddisfatto. Non è andato
male niente. Diciamo mi dispiace solo di non avere un negozio più grande. Quella. Ecco, a parte il negozio relativamente piccolo per un evento del genere, il male l'abbiamo provato tutti alla sera tornati a casa alle 11:30. Sì, no, veramente ero ucciso, io avevo finito la voce. Maga, a un certo punto gli è spuntato dalla costola, invece che una Eva, è venuto fuori un terzo braccio. Che andava a prendere i sacchettini. Con cui andava a prendere i sacchettini, le altre due braccia invece usava per fare gli scontrini. Era una cosa... Un flash che si è sdoppiato. Dopo è stato bellissimo vedere ragazzi, anche giovani, prendere fumetti, prendere quelli di Stefano Landini per farseli firmare, quelli dei Free Comic Book Day. Insomma, una cosa all'americana, sì, a Valdagno. Esatto, però ancora meglio perché è semplice fare un evento a New York e vedersi fuori una fila di 800 persone. L'abbiamo fatto a Valdagno. Provate. E più di 100 persone sono entrate. Mi sa che anche più di 200. Sono entrate, sono andate, venute. Gente che non ha mai letto un fumetto che ha detto: ma sì, voglio anche il fumetto autografato. E se ne è comprato uno per farlo autografare. E probabilmente speriamo sia il suo primo fumetto di una lunga serie. Ce lo auguriamo. Insomma, abbiamo portato da noi sia i nostri appassionati del canale, sia gli appassionati di fumetti che magari erano già clienti abituali di Maga, e anche quelle persone che magari sono entrate in contatto con noi come coppia youtubiana tramite un evento che è stato più di quanto ci aspettavamo. Sì, io spero di rifarlo, non voglio far diventare una cosa troppo continuativa, nel senso non voglio farlo ogni mese perché si perderebbe un po' anche la magia. Esatto. Però una, due, massimo tre volte all'anno qualcosa si potrebbe anche organizzare. Se ci seguite ovunque, quindi non solo qua su YouTube, ma su Facebook, su Instagram, sui nostri gruppi Telegram, e lì praticamente diciamo le cose anche in anteprima, organizziamo le cose bene e tutto quello che ci va dietro. Fatelo perché è importante per noi, per la crescita nostra del canale, ma anche nostra personale, perché ho conosciuto talmente tante persone magnifiche, abbiamo mangiato anche la sera insieme a gente di Palermo simpaticissima, vista la prima volta qua quel giorno lì. Prima. Quindi veramente bello, bellissimo quando una community è così attiva, è così ben predisposta all'amicizia. Noi siamo solo che felici. Diciamo che ci siamo fatti un mazzo così per creare questa community in questi ormai quasi 4 anni di canale YouTube, e abbiamo visto che ci stiamo riuscendo quel sabato lì. Sì. Ed è stato una soddisfazione immensa, no? Ci lagrimotti. Sì, esatto, contentissimi. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video, condividetelo che tutti devono sapere cos'è successo quel 30 di novembre al mondo virtuale di Valdagno. Io e Dalm siamo contentissimi, stavo dicendo io e Maga. Il prossimo ospite sarà Jim Lee. Esatto. Oh, oddio. Ma mamma mia, sai portare Jim Lee a Valdagno? Cioè, si muove tutta l'Italia. No, ma è tipo, dovrei prendere un capannone probabilmente, sì. Per ospitare la gente, se no blocco il traffico di tutta di tutta la città. E ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina, seguiteci ovunque, hashtag sono virtuale, parliamo di supereroi, di fumetti, ci mettiamo il cuore sempre in tutto quello che facciamo. Bene. Quindi ci vediamo lunedì con l'intervista a Landini e commentate questo video come ha detto Maga all'inizio, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao amici. Abbiamo parlato del mondo lavorativo fumettistico, sì, dove militi. Però parlando più da appassionati lettori o comunque di quelli che sono cresciuti con i fumetti, con i supereroi, eccetera, c'è una storia o un personaggio che ti hanno appassionato, che tuttora ti diverte disegnare, oltre che farlo per lavoro, quindi ti trovi lì col sorriso e dire cavolo che figata sta venendo fuori questa cosa? Allora, da lettore, e rimane comunque il mio sogno, che ci sono andato vicino ma non mi sentivo neanche all'altezza di poterlo ancora fare, no? Vi guardate il video lunedì? Mamma quanto sono stronzo!